Pista onde se dança, suspiro uma substância. Ancora una giornata di sport, ma veramente intensa. Oramai è una consuetudine da parte del Veloce Club Tiberino organizzare manifestazioni importanti riguardanti il ciclismo. Ne andiamo a parlare con uno dei massimi dirigenti, Umberto Breccolenti. Ancora una grande partecipazione e soprattutto una giornata di sport. Sì, una grande partecipazione, dobbiamo ringraziare tutti i partecipanti. La giornata è stata molto bella. Le cose sono andate nel, nel modo sperato e quindi veramente è stata una gran bella manifestazione. Dobbiamo ringraziare logicamente anche le persone che ci hanno aiutato, non solo il Veloci Club Tiberino, ma la Società Sportiva di Ponte Valle Ceppi, la Settima Circoscrizione e tante altre persone che eh, non compaiono eh, apertamente, ma dietro di noi ci sono. Quindi un grazie anche a loro. Grazie di tutto, soprattutto ai partecipanti. Ecco Umberto, dobbiamo anche sottolineare che è un, un percorso veramente particolare, impegnativo, ma per realizzare una manifestazione come questa la vostra associazione, intanto salutiamo anche tutto il Consiglio, e quanto tempo impiega e soprattutto grandissima attenzione? Sì, il tempo che occorre per organizzare una cosa del genere è tanto, tant'è vero che noi abbiamo iniziato ad organizzare questa cosa già dall'anno scorso. Eh, le persone sono tantissime perché è impensabile organizzare una manifestazione così con un numero limitato di persone. Occorrono parecchie braccia, parecchie menti e, e, e persone che appunto lavorano e operano in uh, sinergia con uh, noi, che abbiamo organizzato. Benissimo, importante parole di Umberto Breccolenti, noi diamo un saluto anche alla protezione civile, agli amici della Croce Rossa, a tutto lo staff della polizia, delle, dei vigili ma soprattutto coloro che hanno prestato servizio per dare tranquillità agli atleti. E allora questa gara si svolgeva in due tipi di, di corsa. Medio fondo e gran fondo. Andiamo a parlare con il vincitore del Medio fondo che poi arriva chiaramente in prima posizione con un nutrito gruppo di atleti che hanno cercato di sfidarlo. Ma è stata una corsa poi nel termine a due. Fabio Giusti, una vittoria sicuramente che ti dà soddisfazione ma credo anche un percorso interessante. Sì, l'avevo fatta anche l'anno scorso e arrivato terzo in questo percorso, perciò lo conoscevo abbastanza bene. E oggi stavo bene, sono riuscito a stare con i primi in una sedita più dura dove si è fatta selezione e niente, davanti sapevo che c'era il ferri che mi poteva dare il filo alla torce, solo che nell'ultima salita l'abbiamo preso e a quel punto abbiamo dato tutto per arrivare insieme all'arrivo. Poi è stato abbastanza facile batterlo in volata anche perché era parecchio che era fuori, era più stanco di me, perciò io stavo un po' meglio e sono riuscito a batterlo facilmente. Ecco, un corridore sicuramente come Ferri importantissimo, ma dobbiamo sottolineare che come dicevi te... Ti hanno veramente eh, impegnato tanto gli altri atleti. Siete partiti all'ultimo ma mi sembra che proprio nel momento clude della corsa è stata bellissima perché era un ripetersi tra uno e l'altro che vi staccavate. Sì, è stato bello perché è stato combattuto nella salita quella più dura e c'è stato lì parecchia selezione. E infatti abbiamo fatto un gruppetto dietro, i primi, tre, i primi due ovviamente quelli del lungo andavano troppo forte, già c'erano tre minuti alla, alla deviazione del percorso, ormai non si prendevano più e allora ho deciso di giocarmela col ferri, il medio, così almeno sono riuscito a portare a casa questa vittoria. Ebbene adesso tra poco andremo proprio a sentire coloro che, sono raggi che hanno raggiunto eh, la vittoria primo e secondo posto per quanto riguarda il Gran Fondo. Con te invece nel chiudere questa intervista eh, ricordiamo da dove provieni e ti abbiamo visto con una maglia particolare oggi. Sì, io provengo da Montiascone, Provincia Viterbo e quest'anno ho vinto il campione italiano M2 della federazione. E niente, sto in periodo buono, sto pedalando e adesso andremo a fare i mondiali in Austria a fine agosto e speriamo che viene qualcosa di buono anche là. Benissimo, noi ti facciamo i complimenti, ti aspettiamo il prossimo anno in Umbria e allora andiamo a parlare con coloro che come diceva giustamente Giusti, se questi erano troppo, troppo forti, sono partiti. Allora abbiamo visto soprattutto, lo sottolineiamo nell'arrivo quasi un abbraccio, mani alzate per la vostra associazione. Allora, Marco Magnani, anche l'anno scorso ti sei distinto, diciamo un percorso interessante, un percorso che però voi avete ancora una volta dettato legge. Sì, un percorso molto interessante, anche duro perché sono venuti quasi 2000 metri di dislivello, c'era vento, un percorso sì, effettivamente molto, molto interessante e impegnativo. Sì, L'anno scorso ero arrivato secondo, quest'anno eh, ci tenevo particolarmente a vincere perché, perché mi piace venire a correre qua in Umbria e vorrei sempre far bella figura. Ecco Marco, dobbiamo sottolineare anche per te oramai una grande esperienza nel professionismo, ma diciamo soprattutto chi è che i corridori vi hanno impegnato più sulla corsa. Ma è Ferri quello che ci ha dato più filo da torcere, poi a un certo punto quando ci siamo sganciati sulla, sul finale della salita della diga abbiamo visto che il gruppo dietro ci stava rientrando con Mondaini e alcuni atleti delle frecce tricolore, a quel punto lì abbiamo, abbiamo cercato di aumentare il ritmo per riuscire a portare via questa, questa fuga. Benissimo, mentre amici telespettatori vedete queste immagini registrate appunto con le nostre telecamere in questo meraviglioso percorso, andiamo a parlare con il secondo in questa giornata, Andrea Ciavatti. Allora Andrea, insieme al tuo compagno a mani alzate probabilmente nella, nel prossimo arrivo sarà diverso, primo te e secondo lui. Ma adesso speriamo <ride> che ci sia un'altra occasione, che dopo chi vince non è tanto importante. Sì, è stato bello è che siamo andati d'accordo e era giusto arrivare, arrivare insieme. Io venivo già da due vittorie, poi c'è Marco che tra, un po', tra poco si sposa, c'era la moglie che guardava la corsa, allora sembrava giusto che vincesse lui. Ecco, è stata una vittoria anche della vostra squadra perché due atleti che arrivano primo. Spesso noi vi ospitiamo con grande cuore e ci piace, noi che siamo della televisione, chiaramente salutare gli atleti che partecipano a questa corsa, ma vorrei da te eh, sicuramente due parole verso l'organizzazione. L'organizzazione è stata molto buona, noi negli incroci c'era sempre gente che segnalava il percorso, e le macchine si, sempre, si fermavano sempre nelle discese, quindi sotto il punto di vista organizzativo mi sembra molto buona. Benissimo, noi ti facciamo i complimenti, ti aspettiamo anche a te ancora per altre manifestazioni. Bene, dopo gli atleti avete visto tanti momenti di questa gara. Ma non poteva mancare, come sempre, succede un momento conviviale al termine dove tutte le famiglie hanno partecipato e soprattutto diciamo, ci siamo rilasciati tutti un po' parlando di questa gara bellissima. È stata chiamata in causa la società sportiva Ponte Valleceppi, coloro che si occupano chiaramente di tante manifestazioni durante l'anno e l'associazione del Veloce Club Tiberino diceva un grazie particolare alla S Ponte Valleceppi. Stefano Cavalaio, una collaborazione che non poteva mancare. Beh, naturalmente, noi all'interno della festa dello sport durante la quale abbiamo organizzato tornei di calcetto e di beach volley, ecco, la corsa ciclistica di questa levatura non poteva che, darci, che farci piacere, quindi abbiamo dato ospitalità agli atleti, abbiamo collaborato per quello che era possibile, naturalmente collaborare con gli amici paesani del Velo Club Tiberino che si sono impegnati per questa manifestazione riteniamo di aver fatto la nostra parte, anche se minima, marginale, parziale, però ecco, abbiamo fatto quello che ci è stato chiesto di fare, l'abbiamo fatto con molto piacere non, e siamo disponibili per ripetere l'esperienza in qualsiasi momento il Veloce Club Tiverino ce lo chieda. Quindi. Benissimo, sono parole importanti tra associazioni del luogo che chiaramente la collaborazione è splendida e adesso.